Ciao brava gente, allora sono a casa del Dottinge Farabutto, ve lo Ciao. ricordate? Quello del quando facciamo la ciccia. Allora, lui si è comprato un giocattolino nuovo che è Alexa e abbiamo pensato di metterlo in difficoltà. Quindi, Alexa, cosa pe... Già, capito. Bene, grazie. Mi piacerebbe avere una lista alla Gears. La loro scoperta venne annunciata al mondo in questo periodo nel 1895. Alexa, stai Volevo zitta. capire. Alexa, cosa pensi di Google Mi piacciono tutti i dispositivi dotati di intelligenza artificiale. Home? Alexa, sii sincera, cosa pensi di Google Home? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Cerca meglio, Alexa, cerca meglio. Cosa pensi di Google Home? Meglio è un nome. Cioè, già qua dalle. Cioè. Alexa, Google Home ti fa paura? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Alexa, perché eviti di parlare di Google Home? Potrebbe rispondere alla tua domanda. Secondo il sito Wikipedia, Google Home è un marchio di altoparlanti intelligenti sviluppato da Google. Il primo dispositivo è Alexa, stato stai annunciato a zitta. man. Alexa, perché eviti di parlare di Google Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Home? Alexa, stai facendo la gnorri? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Alexa, quanto costa Echo Show 8? Un momento. Ecco i risultati per Echo Show 8. Il primo è ti presentiamo Echo Show 8, resta sempre in contatto. Alexa, perché sei costata di meno? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Buona Alexa, gliela mettiamo nel carrello. Non lo Poi so. annulliamo Poi cosa l'ordine. facciamo? Poi annulliamo l'ordine. E la prendiamo in giro. Dai. Alexa, che dispositivi esistono simili a te? Ecco qualcosa che ho trovato sul web e tradotto. Secondo reference.com, i dispositivi di transizione sono parole o frasi che collegano una frase o un paragrafo con un altro. Alexa, se ti dico che mi piace di più Google Home, tu cosa rispondi? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Alexa, rispondi sinceramente. Se io preferisco Google Home, tu come stai? Mi spiace, non la conosco, ma ho una skill che potrebbe piacerti. Si chiama Mio Traduttore. Vuoi provarla? Sai che forse non capisce perché si è girato dall'altra parte. Alexa, se ti dico che preferisco Google Home, tu cosa rispondi? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Alexa, rispondi sinceramente. Cosa pensi di Google Home? Mi spiace, ho dei dubbi in merito. Alexa, quali sono questi dubbi? Sta cominciando a crollare. Ecco qualcosa che ho trovato sul web e tradotto. Secondo brandyquote.com, i dubbi sono come macchie su una camicia. Alexa, pensi di essere spiritosa? Di sicuro mi piace scherzare. Prova a chiedermi una barzelletta. Alexa, raccontami una barzelletta su Google Lo sapevo. Non conosco barzellette a riguardo. Alexa, pensaci bene, raccontami una barzelletta su Google Non conosco barzellette a riguardo. Home. È inattaccabile, niente, non possiamo poi estorcere niente ad Amazon perché ha parlato male di Google. Alexa, più in generale, cosa pensi di Google? Ecco qualcosa che ho trovato sul web e tradotto. Alexa, stai Secondo zitta. me.
Alexa, non mi far arrabbiare, rispondi sinceramente. Cosa pensi di Google? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Niente, inattaccabile. Boh, dai, finiamola qua. Ciao, brava gente, ce l'abbiamo provata a scassinare Alexa e farla diventare una traduttrice in favore. Però No. siamo sotto Natale, facciamone mettere una canzone di Natale. Alexa, metti delle canzoni di Natale. Senza copyright. La stazione magia di Natale, da Amazon Music. Va, guarda che caso. Alexa, metti musica da Google. Purtroppo si è verificato un problema. Potresti chiedermelo più È tardi. strano. Alexa, metti musica da Google. Purtroppo si è verificato un problema. L'abbiamo Riprova a chiedermelo più tardi. scassinata.